Vediamo insieme le tre foto del cuore che ha portato Lilli. Ah, questi sono i miei fratelli, io sono la più piccolina, mia sorella Miki, mio fratello Winfried, col pantaloncino di cuoio su tirolese, perché noi siamo classico, appunto su tirolesi. Sì, questi sono i miei fratelli. Ce n'è una, la seconda, con la mamma, che abbiamo appena salutato. Mamma Gerlinde. Mamma Gerlinde. Eccola qua. Eccola qui, mamma Gerlinde, che è una signora fantastica, e grazie a lei che è così, che sono diventata quello che sono, quindi le sarò sempre molto grata per quello che ha fatto. E poi mi commuovo, e poi ci sarà anche mio marito da qualche parte. Aspetta che arrivi, adesso arriva. No, se no devo essere così. No, ma insomma, mi piace molto questo tuo amore per la tua mamma. Sì, sì, sì. Mi piace molto. Il mio papà ho amato. Mi sono sentita anche molto amata, per le femmine anche questo è importante. Sono stati due genitori che hanno avuto ruoli diversi, ma molto importanti per farmi crescere con un forte senso di responsabilità e con una forte etica del lavoro. E poi anche con un po' di gioia, perché la mia mammolina, come la chiamo io, adora bere un buon bicchiere, finire la cena con un bicchiere di vodka, eccetera, eccetera. Quindi, fa anche bene. Fa benissimo, godersi un po' la vita anche, no? Terza foto, eccolo il tuo amore. Il mio amore è sempre Jacques. Sì, questo sì. È il giorno del matrimonio? Il giorno del matrimonio, sì. Ho deciso di sposare, allora, madrelingua tedesco. Due lingue di lavoro, italiano e inglese. Ho sposato un francese, quindi parlo anche francese. Sono una cittadina europea. Guardate che è importantissimo difendere questa nostra Europa. Io non smetterò e non mi stancherò mai di dirlo. Andiamo a votare per le europee. Votiamo per migliorare questa Europa, non per distruggerla, non per distruggerla. È la cosa più importante che siamo riusciti a costruire dopo le macerie delle due guerre mondiali, le più sanguinose della storia, la prima e la seconda guerra mondiale. E guarda che i giovani, per fortuna, questa generazione Erasmus, che sono i ragazzi di 20, 25, 30 anni, sanno bene cosa vuol dire vivere in un continente dove c'è pace, dove c'è benessere, dove c'è sicurezza, un continente dove si rispettano i diritti, dove c'è una democrazia. Siamo diventati troppo poco consapevoli dei rischi che si corrono oggi a perdere le nostre garanzie democratiche. Difendiamo quello che abbiamo costruito. Grazie a Lilli Gruber, grazie. Inganno è il nuovo libro. Hai in mente di scriverne un altro? Hai qualche idea? No. Intanto accompagno Inganno, poi intanto vedremo. Intanto Inganno, grazie Lilli. Grazie, ti accompagno. Grazie mille. Buon Natale. Buon Natale.